sopra gli spalti c'è un cuore che vola. Partita complicata, al di là di ogni rosea aspettativa, era una squadra giovane che ci poteva dare del filo da torcere. Primi tre quarti tanto filo da torcere, poi è uscita la vera Virtus. Ma sì, io l'avevo dichiarato alla vigilia, ci sono i giornali che lo testimoniano e che mi danno ragione di tutto questo. Io lo sapevo, non mi aspettavo altro, sapevo che sarebbero venuti qui a giocarsela serenamente come hanno fatto per due quarti. Noi eravamo molto contratti, un approccio tra virgolette molto moscio, come abbiamo alzato un po' i ritmi difensivi, faccio notare che loro hanno segnato appena 21 punti in due quarti, quindi appena abbiamo alzato un po' i ritmi difensivi, la partita l'abbiamo portata a casa. Io sono molto contento perché oggi io la temevo particolarmente, proprio perché venivamo da una bellissima vittoria in terra siciliana, avevamo lavorato molto bene, però sono sempre quelle partite che sono un po' delle bucce di banana. Infatti poco fa è arrivata anche la notizia che la Visnova ha risolto soltanto per 3 punti la contesa con Maddaloni in casa, quindi questo è un campionato molto equilibrato, dobbiamo stare attenti a tutto e a tutti e soprattutto rimanere sempre concentrati. Per fortuna abbiamo una rosa lunga, come ha detto poc'anzi il coach, quindi possiamo trovare risorse anche da chi prima ne ha dato poco. Ti faccio un pochino la stessa domanda che ho fatto prima al coach. Grande intensità difensiva è stata messa tra la metà del terzo quarto e inizio del quarto quarto. Una grande mano ce l'hanno data Birindelli e soprattutto Marsili. Una prestazione secondo me fantastica la sua, infatti per me è stato il migliore in campo, 7 punti e ben 18 di valutazione. Assolutamente. Ed è stato lui secondo me la chiave di tutto, anche perché la Virtus, lo testimoniano le statistiche, ha tirato addirittura meno rispetto alla Stella Azzurra Viterbo, quindi ancora una volta sarà la difesa secondo me la chiave della nostra vittoria. Ma lì dobbiamo trarre le risorse, noi lo sappiamo, perché poi ci esaltiamo se andiamo dall'altra parte del campo dopo che abbiamo fatto delle difese come quella di questa sera. Ho visto Marsili, se l'hai visto cambiare sul piccolo proprio a metà campo e rubargli il pallone per ben due volte, quello è il Marsili che a me piace, quello è il Marsili che io adoro, e soprattutto stasera è stato veramente fantastico, suonato la carica insieme a Duilio, insieme a quello che è arrivato qui adesso, a Filippo, ma a tutti quanti. Io sono felice per tutti perché veramente è stata una bella partita. La prossima andiamo in terra romana, giochiamo contro la Luis, partita tosta, lo sappiamo, e dobbiamo cercare di proseguire la serie positiva che adesso costa di ben 4 vittorie. Costa di 4 vittorie, hai detto bene, e soprattutto io sono tranquillo per come approcceranno i miei ragazzi la partita con la Luis. Non dobbiamo temere nulla, andremo lì e giocheremo come la partita merita, una grande partita tra due grandi squadre, sarà la partita tra probabilmente la prima e la seconda, quindi insomma sarà un big match come quello che va in scena domani tra Palestrina e Valmontone. Cioè c'è molto equilibrio in vetta, e la Luis è la degna rappresentante di questo equilibrio, allenata molto bene, ha forti giocatori, ma noi non temiamo nessuno, noi sappiamo quello che possiamo dare, quello che dobbiamo dare, quello che vogliamo dare a questo campionato, siamo molto concentrati, rimarremo sul pezzo sicuramente, noi andiamo a giocarcela a testa alta. Coach Fanciullo, oggi una partita complicata, quella che vi attendeva, avete tenuto bene 3 quarti, poi un po' la qualità della Virtus e un po' penso la condizione fisica è venuta un po' meno. Sì, sicuramente per noi era una partita complicata perché venire a giocare qui a Cassino senza il nostro giocatore più rappresentativo che è Fabio Marcante chiaramente già ti fa partire con un handicap importante, e per cui nel piano partita abbiamo pensato di correre il più possibile finché ne avevamo nelle gambe. Ci siamo riusciti per 3 quarti, poi è chiaro che alla fine della partita la qualità dei giocatori e soprattutto la lunghezza delle rotazioni ha fatto la differenza.
Una squadra giovane, la sua, qualità importanti, quella dei giocatori, seppur giovani. Vorrei fare un plauso soprattutto alla grande prestazione di Listwon, secondo me, che ha lottato contro due mostri della serie come Bagnoli e Marsili. E vorrei anche un suo commento personale su Fowler, che qui conosciamo a Cassino per essere stato 2 anni fa qui con la maglia della Virtus. Sì, sicuramente noi siamo una squadra estremamente giovane, forse dopo la Stella Azzurra Roma siamo la squadra più giovane del campionato, per cui la difficoltà è cercare di sopperire alla mancanza di esperienza con voglia, con aggressività agonistica, con un sistema di gioco dove le nostre lacune magari vengono mascherate e i nostri pregi magari vengono esaltati. Sicuramente oggi per Sandro Listova non era facile, visto che la batteria di lunghi di Cassino è probabilmente la più forte del campionato. E il fatto che lui abbia giocato una gran partita gli rende merito e sicuramente lo ripaga di tutto il sacrificio che fa in palestra. Luca Fowler, io sono un suo grandissimo estimatore già da quando era qui a Cassino, lo conosco da quando era veramente bambino e il piacere che ho nell'allenarlo è sicuramente grande. Lui ha un grandissimo talento, forse ha avuto qualche passaggio a vuoto che non, chiaramente non per un discorso tecnico, ma anche per scelte di vita, però per lui stiamo lavorando insieme perché secondo me la Serie A2 almeno per lui è un traguardo raggiungibile. La prossima goccia? La prossima abbiamo Valmontone in casa, quindi diciamo che adesso arrivano quelle un pochino più difficili, dopo qualcuna, magari come invece di avere qualche squadra del nostro livello, della nostra classifica. Però noi con questa squadra abbiamo un obiettivo a medio-lungo termine, per cui sappiamo che sarà difficile, noi come oggi, finché ne abbiamo e finché ci riusciamo, andiamo avanti. Una partita che poteva sembrare semplice, ma in realtà non l'è stata. 3 quarti un pochino sottotono da parte della Virtus, poi siamo riusciti a prendere in mano il pallino del gioco e l'abbiamo portato a casa. È Sì. un suo, un tuo commento personale. Allora, buoni sicuramente i 2 punti che non erano così scontati, magari può sembrare dalla classifica. Viterbo è venuta qui sfrontata senza il giocatore più importante, non avendo nulla da perdere, ha fatto la partita, un'ottima partita. Noi siamo riusciti a fatica i primi 20 minuti a tenerli sotto un certo punteggio che ci eravamo prefissati da inizio. Inizio partita, avevamo studiato la partita in un modo, ne è venuta fuori un'altra. Cosa positiva invece la reazione del terzo quarto, la qualità che è uscita dalle seconde linee, se così vogliamo chiamare, ma io chiamo solo per i restanti 5 che stanno in panchina, quindi non mi piace dare le seconde linee. Ottima risposta, si sono fatti trovare tutti pronti. Valerio ha dato il suo contributo, lo stesso Serra ha dato il suo contributo per portare a casa una partita importante per noi, per il nostro cammino. Abbiamo messo un altro mattoncino, ne metteremo un altro sabato prossimo con la Luis. Proprio mi ha anticipato quasi la domanda. Birindelli e un grande secondo me Marsili hanno dato tanta qualità e tanta sostanza a una difesa che nei primi 2 quarti aveva un po' bucato a mio parere e secondo me sono stati proprio loro la chiave della partita per portare appunto questi 2 punti a casa. Assolutamente d'accordo. I primi 2 quarti ci hanno preso un po' alla sprovvista. Loro sono stati molto abili a tenere i loro ritmi. Noi non siamo stati capaci di addormentare la partita così come avevamo fatto con Cefalù. Sapevamo che avevano le stesse armi, Cefalù qualcosa in più, e siamo stati un po' superficiali per i primi 2 quarti. Nel terzo quarto abbiamo iniziato a macinare il nostro gioco, a mettere un po' più di pressione difensiva, un po' più di attenzione sulle piccole cose che avevamo visto in settimana e poi sono arrivati i risultati. Comunque l'aspetto positivo è che tutti hanno dato un contributo, anche quando magari
Questa sera c'è stata una prestazione un po' opaca di qualche giocatore, ce n'è stato subito un altro che l'ha sostituito e ha dato un contributo alla squadra. Questo è l'obiettivo, è il nostro vantaggio. Per una squadra lunga ci possiamo permettere anche di avere qualche defiance nei giocatori fondamentali. La prossima, appunto, andiamo a giocare con la Luis, una partita assolutamente non semplice, una delle prime della classe, forse anche un pochino a sorpresa. Un tuo giudizio sulla prossima avversaria? Una squadra profonda e molto ben allenata, ha due torri importanti che sono Beretta e Lamenghi. Sono veramente importanti per loro in mezzo all'aria, stanno dando parecchi problemi alle squadre che l'hanno affrontata fino adesso. Loro hanno perso un'unica partita a Cefalù, questo fa capire, insomma, che spessore questa squadra. Non va sottovalutata, non sta lì a caso, ha un ottimo allenatore che li fa giocare benissimo insieme, quindi andiamo veramente a lottare contro una delle prime della classe. Quindi questa settimana testa bassa e migliorare le cose. Sicuramente non dovremmo fare un approccio come quello di stasera, dovremmo avere un approccio più deciso, migliore di quello che abbiamo avuto a Cefalù. Questa è una squadra che lo può fare e lo deve fare, non possiamo sottovalutare nessuno, dobbiamo sempre essere umili, lavorare testa bassa, alla fine dei 40 minuti alziamo la testa e vediamo a che punto stiamo. Se abbiamo vinto, vuol dire che ci siamo meritato tutto. Il campo è sempre, il campo è la verità di quello che facciamo, del lavoro che facciamo in settimana. Se abbiamo lavorato bene in settimana, poi alla fine è difficile che non arrivino i risultati. Quindi testa bassa e andiamo alla Luis per fare due punti e battere una delle candidate ai playoff nella griglia alta. Prima sul campo ci vediamo, ci siamo visti per tanti anni, adesso ci vediamo qui in sala stampa. Sì. Hai fatto una grandissima crescita e lo testimonia anche la tua prima doppia cifra in Serie B. Oggi grande partita, un tuo commento personale sulle emozioni che ti dà questa maglia che indossi. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie mille per i complimenti. Io dalla mia posso dire che sto lavorando tanto e sto crescendo, e è quello che volevo fare quest'anno, e proprio per quello avevo scelto Villa Virtus Cassino, perché sapevo che in un determinato contesto avrei potuto lavorare molto bene e sarei potuto crescere. Sono contento sì della doppia cifra, sono contento della vittoria, sono contento di stare qui a Cassino, perché dopo tanti anni, erano 2-3 anni che ci cercavamo, finalmente sono qui, voglio fare bene e voglio aiutare la squadra. Devo entrare nel mio ruolo, che è quello di lavorare, e quando vengo chiamato in causa essere pronto. Per il resto sono contentissimo. Pronto e pronto lo sei, oggi una grande prestazione secondo me la tua, come quella di tutta quanta la squadra. All'inizio un po' opaca, poi vi siete rimessi in carreggiata dal terzo quarto in poi. Sì, me. Sì, abbiamo sicuramente fatto un errore, entrare in campo un po' sottotono, e abbiamo molto probabilmente sottovalutato l'avversario, qualcosa che non dobbiamo fare, non dobbiamo ripetere, perché queste disattenzioni noi le paghiamo carissimo. Che noi siamo una squadra che dobbiamo stare concentrati per 40 minuti. Finito il secondo quarto abbiamo resettato tutto, siamo entrati in campo con una grande difesa, alcune giocate importanti, e alla fine abbiamo portato avanti la partita, che era la cosa fondamentale da fare per continuare la striscia positiva. 4 vittorie consecutive, dobbiamo cercare la quinta in quel della Luis. Dobbiamo cercarla e trovarla, perché è importantissima per ritornare in alto, perché ce lo meritiamo, stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando molto bene, quindi adesso andiamo alla Luis, che è un campo difficile perché è una squadra giovane, tosta, lavoriamo bene in settimana come stiamo facendo e siamo prontissimi. Grande vittoria. Altro nuovo volto in casa Virtus, Stefano Potì, 3 quarti un pochino sottotono, poi abbiamo tratto come sempre la nostra forza dalla difesa e abbiamo portato a casa questi 2 punti che sono fondamentali e ci fanno respirare e ci fanno soprattutto avvicinare alle quote alte della classifica.
Sì, questa secondo me è una partita che dobbiamo tenere in mente per un po' di tempo, perché comunque merito sicuramente degli avversari, che come avevamo detto in settimana era una squadra da tenere ben sotto controllo, però io sono contentissimo, siamo tutti contenti della vittoria, però dobbiamo per crescere, per continuare a crescere e ambire dove vogliamo. Dobbiamo, non ci possiamo permettere di avere queste partenze così. Rimane il fatto, ti ripeto ancora una volta, che va bene, abbiamo vinto e tutto, però dobbiamo essere intelligenti, abbastanza maturi da ricordarci questa partita per farne sicuramente tesoro. Assolutamente, e una partenza così falsa non dovrà essere fatta assolutamente sul campo della Luis, che è prima a pari merito appunto con Palestrina, Valmontone e Napoli, quindi assolutamente non l'ultima della classe, e una partita dove dobbiamo cercare la nostra quinta vittoria consecutiva. Sì, sabato affrontiamo la Luis, che è alla prima, seconda, comunque nelle posizioni alte della classifica, quindi sicuramente dobbiamo arrivare lì concentrati come siamo stati concentrati nelle scorse partite, a partire subito forte, e loro giocano in casa, sono una buona squadra, quindi non ci regaleranno assolutamente nulla. Però io sono convinto che stando sereni, giocando come sappiamo giocare, come abbiamo giocato in queste partite, sarà comunque una partita tosta, però che dobbiamo provare in tutti i costi a portare a casa. Ultima domanda da un punto di vista personale: come ti stai trovando a Cassino? No, qui tutto bene, anzi benissimo, è una situazione ideale per me. Io sono felicissimo, lo ero fin dall'inizio, quando abbiamo parlato una delle prime volte, quindi confermo assolutamente il mio stato d'animo, quindi benissimo. Perfetto, grande. Altro volto giovane in casa Virtus, Renato Quartuccio, tre quarti un pochino sottotono, poi abbiamo tratto come sempre la nostra forza della difesa. Altra partita sui 60 punti l'avversario e altra vittoria della Virtus. Sì, sicuramente i primi due quarti male, cioè male nel senso che eravamo scarichi, sai, quando tutto ti va storto oggettivamente è sicuramente merito dell'avversario, ma dipende anche un po' da un approccio non cattivo, cioè non un cattivo approccio, però non abbastanza determinati da dare subito un'impronta forte alla gara. Poi nel terzo quarto siamo entrati da subito con un piglio diverso. Infatti abbiamo subito recuperato un pallone, un canestro, abbiamo raggiunto la parità e da lì abbiamo preso insomma energia e poi niente, siamo riusciti a imporre piano piano il nostro gioco, un passo alla volta, senza esagerare, facendo le cose giuste, e poi alla lunga siamo riusciti a staccarli di insomma di 20 punti e di raggiungere una facile vittoria. Nel tuo ruolo questa sera è stato difficile, diciamo, non contare sui punti e sulla prestazione di Simone Bagnoli? Ma no, sinceramente penso che Simone sia un giocatore come tutti noi, può capitare una serata dove ti scivola il pallone, dove ci sono degli eventi contrari, ma assolutamente abbiamo una squadra di 10 giocatori e se la spiga ha colpito Bagnoli, cioè non vuol dire nulla, nel senso c'è Marsili che ha fatto il suo alla grande, poi c'è Biagio, c'è Duilio, c'è Sterra, voglio dire, Simone ha semplicemente trovato una serata no e niente, va più che bene così. Appunto, hai nominato due tuoi compagni che vorrei sottolineare anche la loro prestazione, che secondo me vi hanno appunto dato secondo me tanta carica all'indifesa, che sono Birindelli, ma in particolar modo Marsili, che ha recuperato 3-4 palle che secondo me sono state fondamentali ai fini del risultato. No, ma il fatto è che comunque la nostra squadra è una squadra che prende energia dalla difesa, ma non perché in attacco insomma non siamo capaci, ma semplicemente perché siamo bravi fondamentalmente a difendere, cioè siamo intelligenti, capiamo le cose. E Duilio e Valerio sono due che proprio insomma in difesa sono dei tori, cioè oggettivamente sono dei tori, quindi ma loro sì, sono stati fondamentali, abbiamo recuperato un sacco di palloni a rimbalzo, sono riusciti ad andare in contropiede, ma noi siamo così, nel momento in cui cominciamo a difendere e chiudiamo le maglie in difesa, poi riusciamo a trovare anche cose giuste in attacco, quindi sì, loro fondamentali come recupero, poi
senso anche del testa, cioè, assolutamente ti ha mai marcato del testa? Fatti marcare, no? Nel senso, se vuoi provare un bel pomeriggio, no, no, quindi no, va più che bene, va più che bene così. Ultime due domande veloci. Luis, la prossima, e la tua esperienza a Cassino, come sta procedendo? Luis, la prossima è dura perché già l'abbiamo affrontata in amichevole, anche lì avevamo un approccio un po' così, poi alla fine riuscimmo a battere in amichevole, però sai, lì è un campo comunque particolare, piccolo, la gente si fa sentire, alla fine sono tutti ragazzi, anche io sono ragazzo, sono tutti comunque giovani e hanno entusiasmo, hanno voglia, hanno grinta, hanno talento, quindi è una partita da approcciare come abbiamo approcciato il terzo quarto, secondo me. Se abbiamo quell'approccio lì e riusciamo a essere costanti per 40 minuti, riusciremo a fare il nostro. E la mia esperienza a Cassino, guarda, io ti dico che sto benissimo. È una società che davvero io mi trovo da Dio, cioè veramente niente da dire, dal press, i dirigenti, la presidentessa, tutti hanno entusiasmo, una voglia matta di fare le cose in grande, di emergere, no? Di diventare il prima possibile, sempre più forti e più grandi possibile sulla piazza italiana, insomma di fare il nome di Cassino sempre più importante possibile. Poi personalmente con la squadra mi trovo bene, come ho detto già varie volte, uno spogliatoio nonostante sia composto da 10 senior, ma sembrano 10 ragazzini sempre a scherzare, un allenatore che cioè, è il primo che fa le battute, è una cosa che non mi è mai successa, ma è pazzesco, cominci l'allenamento che non puoi non ridere, sorridere, divertirti, no? E poi infatti al finale sei stanco, però vai lì, dici, fai una battuta, fai un'altra, la stanchezza passa su. Quindi no, sicuramente se dovessi dare un voto darei 10 più tranquillamente. Grande. Dice tutti anche senza parole.